Sarebbero dovuti entrare 80 bambini, ma alla fine ne hanno presi soltanto 48, ovvero 24 per ognuno dei due asili comunali di Lanciano. A causa delle restrizioni anti-Covid, gli educatori dell'Arcobaleno e del Sorriso sono stati costretti a lasciare a casa i più piccoli, i bimbi dai 3 ai 12 mesi di età. In pratica, dice Roberta Didone al TG Max, i bambini del nuovo anno non hanno iniziato a frequentare il nido. Severa l'organizzazione interna che non consente ai genitori di entrare negli spazi riservati ai piccoli. Com'è stato il primo giorno? Come si sono comportati i bambini e soprattutto se c'è stata ansia da parte dei genitori? Il primo giorno è stato emozionante innanzitutto per noi educatrici che siamo rientrate al nido dopo quasi 6 mesi di assenza, quindi c'è stata tanta emozione, però tanta contentezza di ritornare, e i genitori si sono comportati molto bene, hanno rispettato in maniera molto ligia le nostre regole, i nostri protocolli e ci hanno affidato i loro bambini, ad essere sincera, veramente con tanta serenità. Quindi noi siamo state contente di questo perché si sono completamente affidati alle nostre mani, insomma, e ovviamente i bambini sono sempre stati più bravi di tutti perché erano felici di rientrare e quindi veramente siamo soddisfatte anche del lavoro svolto in precedenza con loro. I bambini piccoli, ricordiamo, non devono portare la mascherina, però voi avete diminuito il numero degli accessi, come? Sì, abbiamo previsto per l'ingresso dei nuovi una fascia di età che invece che dai 3 mesi ai 12 mesi parte dai 12 mesi in su, quindi riducendo in questo modo il numero degli utenti che accederanno al servizio, perché sono i bambini che ovviamente hanno più bisogno di contatto fisico e insomma cerchiamo di ridurre quello che potrebbe essere potenzialmente un pericolo per tutti. I locali sono stati sanificati, dice l'assessore comunale all'istruzione Giacinto Verna. Nell'asilo c'è anche un'area isolata per accogliere un eventuale caso di contagio. Il numero dei potenziali bimbi, che fino a un anno fa erano 40 per nido, noi abbiamo due nidi comunali, l'Arcobaleno e il Sorriso, e abbiamo dovuto, dicevo, dimensionare proprio per il rispetto della normativa, e quindi nei prossimi giorni, quando questo servizio entrerà a pieno regime, ospiteranno 24 bimbi per ciascun nido. Nei nostri nidi comunali non abbiamo dovuto fare lavori particolari perché appunto facendo questo nuovo dimensionamento e riparametrando il numero dei bimbi da ospitare, grazie all'ottimo lavoro delle educatrici siamo riusciti con pochissimi interventi non strutturali, non di edilizia, siamo riusciti, diciamo, a riaprire senza particolare patema e senza particolari lavori, dicevo.